risultato secondo me non giusto. Poi è ovvio che il pallone è bello, il calcio è bello perché opiniamole, no? E allora io metaforicamente dico sempre le stesse cose. Stavo con una bellissima ragazza, ogni sera mi ritrovo con i mal di pancia. Decisi di mettermi con una ragazza brutta, così stavo bene. Non mi fate scendere perché ci sono delle donne, metaforicamente, non so, voglio giocare male e voglio vincere. Io penso che oggi il pareggio ma sarebbe stato il risultato più giusto. A conti fatti, per vincere si deve tirare in porta. Il primo tempo avete avuto qualche leggera supremazia dei primi 10 minuti. Il primo tempo c'era un rigore clamoroso su Rossi, grosso quanto una casa. Poi dopo andate a vedere, perché io di solito dico le verità. Vorremmo pure perdere a Gela, perché la sconfitta a Gela ci può pure stare. Gela è una signora squadra, società importante, pubblico importante, ma non così, chiedo scusa. Quello non è un tiro. Io penso che quello è un gol. Non lo so. Io credo che comunque, ecco, c'è da impazzire, perché se tu prendi gol sulla prima traversa che hai preso, ok, ci sta. Ma prendere gol così, consenti, non meritava la vittoria, ma manco la sconfitta. Tu devi pure vincere, ma senza tirare in porta. Tu il secondo tempo non hai tirato in porta. Ma non hai tirato davvero in porta. Ma c'è quella traversa di Gallone. Quale? La traversa il di primo Gallone. Tempo. Io parlo di azioni. Ma il primo tempo ci sta un rigore clamoroso, il tiro dietro la schiena di Tedeschi, il gol manciato di Eloazini, cioè voglio dire, alla fine non lo so, se poi dobbiamo fare una polemica, ok, dica che hai meritato, se sei contento io te lo dico, però io, la mia squadra, ti ho fatto la metafora, qualcuno mi dice gioca male e vince Stercolanese, no, voglio giocare male a vita e voglio vincere, perché con l'Ebolitana prendo 4 legni, oggi gioco una partita a viso aperto e mi ritrovo praticamente con un risultato, senza che il secondo tempo, ripeto, il Gela abbia tirato in porta, perché il primo tempo c'è stata la traversa, ok, ma con di fatti il pareggio poteva essere giusto, ma lascia perdere pareggio, sconfitto, non si può perdere una partita così, capisci, bello? Cioè io sono d'accordo con te, mi dici supremazia, vabbè, ma perdere così fa male. Perché ci vuole un tiro per perdere una partita. Nel calcio esiste un tiro, una parata e un gol. Ma quello è un tiro, quello penso che alla fine non è un tiro. Oggi io penso che ho visto una buona squadra, ringrazio i ragazzi, ma non si può perdere così, dobbiamo stare attenti. È inutile che mi si dice, il portiere ce l'hanno tutti, io ho perso a Viba 94, ma io con la sfortuna, quando pareggio? Io, Gigi Squillando, con la sfortuna, quando pareggio? Ma voi giustamente 15 giorni fa a Viba non è andata bene, però subito abbiamo compensato. Ma io devo compensare parecchio, credimi. All'andata il Gela, io l'ho dichiarato, io sono una persona, ho detto all'andata il Gela aveva un gioco, aveva un'identità, aveva ma veramente una squadra forse anche più importante di questa, perché c'aveva Dorato, c'aveva poi entro Bonaffini, c'aveva l'altro in mezzo al campo. Il problema è che all'andata io ho detto la verità e dico sempre le verità. Il pareggio era più giusto all'andata. Allora è bello il calcio, perché quando vince uno ha ragione. Invece quando gioco male vinco, da me vogliono il bel gioco. Ha capito dove voglio arrivare io? Ha giocato per come lei si aspettava. Sì, ho fatto la mia gara perché io volevo andarla a prestare altri. Infatti se lei ci fa a casa, dopo, quando usciva, quando aveva palla Moi usciva Stefano Costantini. Quando ce l'aveva l'altro che stava a Pomigliano, ricordi i cognomi, l'altro c'era Cuomo, e usciva Conte. Quindi noi ripartivamo in continuazione. Arrivato a un certo punto, voi l'altro avete fischiato, non sapete questa palla dove andava a finire. Vi voglio bene, ciò ti ho detto, alla fine nel calcio ha ragione chi vince, almeno qua in Sicilia, da noi in Campania ci stanno gli esteri del calcio, capito? Abbiamo cominciato pronti via, palla di Costantino sul recupero, palla a Bruno e Loazen ha tirato di sinistra, Rossi sta solo in mezzo, ma tu vedi l'azione finale. 30 secondi, hai vinto, ti ho detto, hai fatto bene, giustamente ci sta la vittoria, però se tu mi domandi a me il pareggio per me era giusto, è giusto, il calcio è questo, capito? Non è quella questione, non voglio favole, ma io non sto dicendo, ho detto ce l'ha rubato, ho detto siamo stati noi che abbiamo detto aspetta un attimo, tu non sai vincere, poi ti faccio vincere, non ti preoccupare proprio, cioè capito che voglio dire, non preoccuparti. Cioè tu non è che hai vinto, dici, tu hai vinto, hai ragione, ma arrivato a un certo punto sto facendo dei cambi dove io potevo potenzialmente tentare di vincere, perché poi tu vieni a Gela, dopo te sconfitto, non è che poi vieni sbarazzino, attenzione, che comunque avete giocatori importanti, io vi ricordo che Gela penso che all'inizio doveva essere uno delle candidate a vincere e quindi l'Ercolanese magari viene qua, ecco come diceva il signore, che non so il nome, mi scuso, però alla fine noi abbiamo giocato poi, veramente noi, non lascia perdere che noi potevamo perdere a Gela, ma da fa gol Gallone, deve fare gol Bonanno, deve fare gol Alma, ma no, che quella è una scorreggia, scusatemi l'espressione poco, scusate, ma che già parlato, io devo fare un viaggio di 10 ore, 10 ore, no? Io devo pensare sempre la stessa cosa, allora è meglio che tu vinci.
Se devi vincere, vinci con un gran tiro, con una grande azione, ma non così, è brutto così, credi?